Lovrio. Vai via. Ragazzi, io mi sono appena messo al computer e sto vedendo questa schermata. Ma che diavolo? Ma che cavolo? Devo riavviare il PC. Allora, ho visto che su Instagram mi ha scritto questo Lovrio Casanova, che purtroppo è uno nuovo. Beh, è lui tecnicamente questo nuovo personaggio che lo vedete qua dalla foto su Google Immagini, se andate a cercarlo, ma in realtà anche qua si può vedere benissimo, che praticamente è un clown tipo Ronnie Rodney, tutto quanto maniaco pazzo che mette le mani ovunque, che mi raccomando state attenti sempre a chi rispondete, io ve lo dico perché giustamente per sicurezza, così almeno sapete, vabbè, penso che lo sappiate già di non dover rispondere agli sconosciuti. Però vabbè, nel dubbio ve lo dico, nel senso, magari lo dico per chi non lo sa. Che brutto, questo qua, vabbè, tecnicamente è un'altra cosa, ma vabbè, mi aveva fatto paura. Però tecnicamente qua su TikTok ci sono molti di questi TikTok che fanno molte cose brutte su Lovrio Casanova. Infatti guarda, questo è Lovrio Casanova official. E questi sono i messaggi: ti ho hackerato di nuovo il PC. Cioè questo praticamente uno, o è sempre lo stesso che in realtà fa finta di hackerare il PC, non lo so. E poi dice, mi sto inviando i messaggi da solo. Ma scusa, perché? Perché anche Ronnie, io ho scritto, ma sei sempre Ronnie? Perché anche Ronnie aveva fatto la stessa identica cosa. No, sono Lovrio, come ti permetti di confondermi con quel fallito che mi ha rubato il posto? No, aspettate, ma questo vuol dire che c'è una nuova storia. Sembra che ti faccia arrabbiare il tipo, mi sbaglio? Forse sei geloso? Come ti permetti, umano? Ma allora, prima di tutto, anche tu, fino a prova contraria, sei umano, perché... qua io non ne vedo di dei che mi scrivono su Instagram, scusami tanto Lovrio Casanova. Si crede chissà chi in realtà non è nessuno, oppure che vorrebbe essere Dio, ma ovviamente non può esserlo perché è un semplice umano che mi sta scrivendo su internet, che peraltro mi ha hackerato il PC ancora, basta. Basta, la mia maledizione ora è su DJ. Ma scusa, cioè è analfa. Posso chiamarti? Lui ha detto aspetta, vuol dire che posso chiamare Lovrio Casanova, il nuovo Lovrio Casanova. Cioè ragazzi, mi esce tipo la sua faccia e vuol dire che, cioè veramente mi spavento un sacco. Non è ancora il momento e mi ha inviato una sua foto. Aspetta, ma scusa, ma allora questa è la classica foto che però c'è su internet. Nel senso, non è una prova che effettivamente ci sia Lovrio Casanova dietro. Sappiamo che io ho una sorta di hacker che in realtà ieri avevamo scoperto che era il vero Ronnie Rodney con il video, perché effettivamente l'avevo registrato letteralmente, infatti andate a vedere se non sapete di che video sto parlando, perché abbiamo visto letteralmente lì Ronnie Rodney. Ora non credo ci sia in casa mia. Spero però non ci sia nemmeno Lovrio Casanova. Permesso, le mette a virsi, ne avevo una razzina sopra quelle deve essere, ne avevo me, mi dire che sei lezzi, mi segui tutto, no. Sentite, io lo chiamo. Non posso, allora sto usando la webcam per registrarmi la faccia, quindi non posso chiamarlo con la webcam. Raga, ma questa musica che io sto sentendo non l'ho messa nell'editing, cioè nel senso la sto sentendo veramente, c'è anche sul computer adesso, e credo che sia stato lui a metterlo. Ma c'è. Allora, cerchiamo di smutarci. Lovrio, perché hai messo questa musica? Vai via! Scusa, in che senso vai via? Cioè, io non ti ho fatto niente. Che cosa... cioè, ci stiamo solamente parlando, giusto? Non so che cosa vuoi da me, ma quel pazzo di Ronnie Rodney ce l'ha con me. Cosa? Ronnie Rodney ce l'ha con te? Ma, aspetta... ma quindi voi due siete collegati? Tipo, ma... allora... raccontami meglio, non sto capendo. Che cosa vuol dire questa cosa? Tu non capisci? Quello è un pazzo. Devi... devi scoprire in un qualche modo, così io potrò prendere il suo posto e ucciderlo. Ok, Lovrio, io non so di cosa tu stia parlando. Cioè, nel senso, non posso uccidere una persona. Poi, non è nemmeno una persona, Ronnie Rodney. Come faccio ad ucciderlo? Almeno nel mio caso. Ok, bene, chiamata terminata. Abbiamo parlato per tipo 5 minuti. Ma questa cosa è assurda, vi giuro. Poi vi ricordo che Ronnie Rodney è sempre qua, eh. È sempre qua. Cioè, nel senso, non mi ha più scritto niente da quel video, per fortuna. Anche perché sennò avrei fatto un altro video se mi avesse scritto. Vabbè, lo prendo in giro con questa faccia. Raga, sono un pazzo, lo so. Sono un pazzo, non dovrei prendere in giro Lovrio Casanova, che poi ovviamente non è nemmeno il profilo vero, infatti... andiamo sul suo profilo. Un post appena creato, 0 followers. Vabbè, insomma, diciamo che è abbastanza strana come cosa. Però voi potete venire sul mio di profilo. Ma che cavolo. Vabbè, questi non sono i miei post, però. Si chiama Dunis Horror. Oh no, gli ho inviato questo, quindi si è arrabbiato e mi ha scritto:
Non prendermi in giro e guarda questo video, troverai le risposte. Allora, praticamente sto vedendo una ragazza che a parte non so se mettere diciamo, i rumori, ho paura del copyright. Però praticamente questa cosa qua, boh, si sta sedendo, è tutto notte. Vedo che effettivamente è una horror animation, vabbè, c'era scritto là sopra, comunque è una effettivamente horror animation. E praticamente si sta guardando l'orologio. Sta per succedere evidentemente qualcosa. Scusate, ma io non capisco perché mi ha mandato questo video. Cioè, nel senso, apparentemente non c'entra assolutamente nulla Lovrio Casanova con lei. Perché mi ha mandato questa cosa? Scrivetemelo nei commenti se lo capite. Avete visto questa cosa sullo schermo? Tornate indietro con il video per rivederla. E scrivetemi che cos'era. Guardate qua, vedete che c'è Cartoon Cat? È la prima cosa che si nota. Qua in questa camera forse c'è anche Lovrio. Se magari stiamo molto attenti. Potrebbe essere. E comunque, questa è la madre, forse, o la sorella che si occupa della bambina. Potrebbe benissimo essere. E praticamente dice: questa è Lily, me, l'altra Lily. Oh mio Dio! No, no, no. Mi preoccupa questa cosa. Mi preoccupa molto perché c'era. E lei, tipo, ovviamente non ci dà tanto peso. L'altra Lily dirà: ma che cavolo ha disegnato? E si rimette a dormire. Ecco, se io avessi una bambina e disegnasse un'altra Lily con degli occhi neri, mi preoccuperei molto. Quantomeno la manderei da uno psichiatra. E comunque, c'è un. Ci sono dei rami. Vabbè, in qua, ok. Ecco, le 3 di notte, vedete, ve l'ho sempre detto che le 3 di notte sono sempre le cose brutte. Ma tutti lo sanno, tutti. Infatti, evitate di svegliarvi a quell'ora, per favore, perché poi dopo. Che caga. Ehi, perché? Cosa succede? Che succede? Perché? Allora, ha una paralisi del sonno forse, che io ce l'ho avuta. Sì, mi sa che ha una paralisi del sonno perché non si sta muovendo. Raga. Raga. Sta succedendo cose. No. No, 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 ti prego, svegliati. No, sve. No, 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 no. Oh mio Dio! Ma che cavolo è? Ok, era semplicemente l'allucinazione che capita durante le. No, 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 no. Io mi son. Stavo per urlare di nuovo, però la mia gola se ne va a quel paese, quindi non urlerò. Lei guarda la sua faccia, guarda. Cioè, era terrorizzata. E non gli va il telefono. Bene! Ottimo indizio. C'è stato un rumore? C'è stato un rumore? Ok, tranquilli. Non sta succedendo niente, tranquilli. Non mi sto affatto cagando addosso, anzi, sono molto sicuro di me stesso, sì. Cosa? Tieni la mazza bene in mano, eh? E picchia forte se vedi qualcuno. E poi la bambina. Magari adesso picchia in testa la bambina, vi immaginate? Comunque, torniamo seri perché questo è un video horror. Allora. Sta scendendo dalle scale. C'era qualcuno fuori. Avete visto? Proprio qua. Dobbiamo stare attenti, perché effettivamente qua è un attimo che poi ti ammazzano tutti, cioè. Che fai? Uè. Ok, forse è entrato qualcuno in casa, potrebbe essere. Forse quello era il suo cervello che cercava di dirgli che era entrato qualcuno in casa. Ok, era la bambina maledetta, tipo. Una cosa. È la bambina! Scusa, non dovrei ridere, però. Ha colpito la bambina. Oh santo Dio benedetto. Raga, mi sto cagando addosso. Ok, la bambina continua a vedere. E sono le 3 di notte. Che cazzo sta succedendo? Non ci sto più capendo niente. Adesso era tutto un sogno della bambina in realtà. E ovviamente adesso sta andando dalla mamma, che è molto spaventata. In realtà la mamma non c'è. Oh no, forse giù. In realtà forse è successo davvero. Cosa sta succedendo? No, adesso viene colpita in faccia, vuoi vedere? No. Dove? Ehi? Dov'è la mamma o la sorella? Dove sono finite? Non c'è, tranquilla, non c'è nessuno. Vedrai che andrà tutto bene. Credo di essere traumatizzato a vita. Cioè, questa cosa non so nemmeno se la faccio vedere. Vabbè,
Va bene, e quindi, caro Lovrio, perché mi hai detto questa cosa? Cioè, per qual è la motivazione? Cos'è che mi voleva dire secondo voi con questo video? Cioè, è assurdo, raga. Cioè, sto qua è un pazzo, ma mi ha fatto cagare addosso e anche a voi, purtroppo. Inutilmente, che problemi ha? Ok, ovviamente scrivetemi se volete vedere altri video di Lovrio Casanova e delle animazioni che ci manda, che evidentemente non so si diverte a guardare questi video, ma se me lo fa solamente per spaventarci. E vi ricordo che all'inizio del video mi ha hackerato anche il PC, e non per dire perché. Quindi secondo me o ci sta sentendo in questo momento che mi ha hackerato magari anche il microfono perché è collegato al PC, oppure non so, spero in realtà che non mi abbia hackerato niente, che in realtà sia stato semplicemente tipo un bug del sistema, ma non lo so, di solito non si vedono quelle cose che scorrono sugli schermi, vabbè. D'accordo, insomma, grazie comunque per aver guardato questo video. Mi raccomando, commentatemi per favore nei commenti e date le vostre opinioni. Perché Lovro Casanova mi ha detto questa cosa? Qual è la motivazione? E ricordatevi che Lovro Casanova non esiste, è un'altra delle tante invenzioni. Ma non rispondete mai ai commenti in giro per Instagram e per cose. Ve lo dico perché chiaramente è giusto così, ma chiaramente voi lo sapete già, cioè nel senso sapete già quello che è giusto. È sbagliato, quindi mi raccomando, state al sicuro. Ci vediamo coi prossimi video.